Sto facendo un filmato di mia madre. Nou, kijk maar. Dit is een beetje alles wat hier gaande is. Overal staan mensen met ballonnetjes en vlaggetjes. En fotografen van de pers en de televisie. En muzikanten. En nou kijk, en hier is Ivan met een liedje per mia madre, mijn madre. En Giselle, dat is de moeder van haar liedje. En achter hebben we stichting van de homo's, joh. En mia madre, sì, per mia madre. En dus Paula is natuurlijk. Dat is mia madre, sì. Ciao. Ciao. En collega's van Fausto. En hier staat nog meer publiek. En er zijn ballonnetjes. En Marina, vriendin van ons. En van de mensen. En een homo vlaggen en artiesten. En kijk, dat is mijn moeder Betty. Hallo lieverd. Hey, hoe is het met dat erbij, ja? Ja, dus gaat steeds beter. Oké. Okay. Ja, en als ze jou hebben gezien, gaat het natuurlijk allemaal goed. Ja. Met Linda, zie je, is de dochter. En Thomas was hier net ook, maar die had andere bezigheden. Die is even weg, maar die komt zo weer terug. En we hebben natuurlijk muzikanten die hebben gezongen. Heb je meer madre? Salute tonnen. En deze jongen is de president van de homobeweging hier. En die is bovendien een halve Nederlander. Ik heb geprobeerd te concentreren, ik heb het niet capito molto. Però dopo me lo faccio tradurre da qualcuno, le canzoni erano molto belle, le parole proprio non ci sono arrivate, però dopo ci pensiamo. Io sono Flavio Romani, sono presidente nazionale di Alci Gay e niente, oggi è il 17 maggio, la giornata internazionale contro l'omofobia, la giornata dedicata alla lotta contro l'odio, contro il disprezzo, contro la violenza che tutt'oggi in molti paesi, e fra questi paesi c'è assolutamente ancora, purtroppo anche l'Italia, l'odio, il disprezzo e la violenza contro le persone gay, lesbiche e trans. È una giornata importante. Noi ieri abbiamo consegnato, come facciamo ogni anno, abbiamo consegnato un report tanto così, in cui c'erano solo alcuni delle decine e decine e decine di casi di violenza, di discriminazione, di odio, di omicidio, di suicidi indotti, di solitudini di qualsiasi tipo che siamo riusciti a registrare l'anno scorso. Sono solo la punta dell'iceberg, decine e decine di casi che ci fanno pensare che davvero questo problema in Italia è ancora purtroppo da risolvere. Io però ho scelto di essere qua oggi, perché oggi qua è una giornata di gioia, è una giornata di felicità, è una giornata in qualche modo di riscatto. Elvin e Fausto oggi compiono per l'ennesima volta, perché lo stanno facendo da una vita, quello che ho capito, per l'ennesima volta un'azione positiva per tutte le persone gay, lesbiche e trans, ma soprattutto per tutta la società, perché il loro gesto, è scomparsa quello lì, il loro gesto è un gesto che migliora la società intera, non è un gesto solo per le persone gay, non è un gesto solo per loro, è un gesto che fa maturare, che porta avanti, che rende migliore la società e i rapporti di tutti quanti gli uni con gli altri. Fausto e Elvin sono sposati in Olanda nel 2006, io sono di Ferrara, io ho avuto modo di andare al matrimonio di due mie amiche a Barcellona nel 2010, Olanda, Spagna, molte persone vanno in Francia, molte persone vanno in Portogallo, molte persone vanno negli Stati Uniti, vanno a New York. Ci sono tutte queste coppie che si vogliono bene, che si amano, queste coppie che spesso hanno anche dei figli, che sono costrette a scappare da questo paese, sono costrette a cercare in un altro stato, in un altro governo, presso altri sindaci, presso altri assessori, cercare qualcuno che riconosca il loro amore, che riconosca le loro coppie. Sono costretti a emigrare, sono gli emigranti dell'amore. Io trovo che questa sia una cosa indecente per un paese che si vuole chiamare civile. Io voglio capire se l'Italia, se questo paese
come si deve considerare quando provoca questa sorta di tradimento. Io per dire lo chiamo un tradimento verso i suoi concittadini, le sue concittadine che sono costrette a scappare, sono costrette ad andare da qualche altra parte. In questa qualche altra parte, ad Amsterdam, a Barcellona, a New York, li accolgono a braccia aperte, senza nessun problema. Io sono andato a Barcellona, questo matrimonio, nella sala più bella della città di Barcellona, una sala del 300 magnifica, con un assessore che ha fatto un discorso di una laicità, di una limpidezza e di una civiltà incredibile, e io vorrei sentire alcune, solo alcune di queste parole in bocca ai nostri politici, in bocca ai nostri sindaci, e questa cosa non succede. Noi siamo qua per reclamare un diritto, per reclamare il diritto di tutte le persone a potersi sposare, poter scegliere la persona con cui stare e poterla riconoscere socialmente davanti a un pubblico ufficiale, per avere certo le stesse tutele, gli stessi diritti, ma anche gli stessi doveri, e per essere riconosciuti dalla città, dai vicini di casa, dai datori di lavoro per quello che sono, una coppia che hanno deciso di prendersi cura l'uno dell'altro. In questo momento in Italia ciò non è possibile. Prima diceva Elvin, quando ha fatto i complimenti all'Italia, forse un po' esagerando, perché in realtà non so se siamo messi così bene, Elvin. Prima ha detto Elvin comunque che la società è pronta, il paese è pronto. Voi, noi tutti siamo pronti, ed è vero, questa società, questa Italia è ancora abbastanza indietro, ancora un po' lenta, però negli anni è maturata parecchio. 20 anni fa, quando io avevo l'età di Jacopo più o meno, parlare di omosessualità era ancora abbastanza difficile, gli omosessuali erano un po' degli extraterrestri, erano delle cose strane. Erano da un'altra parte, delle robe che forse si vedevano in televisione, però di sicuro non facevano parte della mia famiglia, non fanno parte dei miei amici, nessuno conosceva nessun omosessuale, in realtà eravamo dappertutto come lo siamo ora dappertutto. In questi 20 anni siamo riusciti a venire fuori sempre di più, siamo riusciti a essere sempre più visibili e in qualche modo, come dire, tutto il paese è maturato e tutta la società ha imparato a conoscerci per quello che siamo. Non siamo nient'altro che delle normalissime e banalissime persone, come tutti quanti, con i pregi, con i difetti di tutti quanti. Non siamo né più bravi né meno bravi, né più belli né meno belli. Siamo delle bravissime persone e dei delinquenti anche. Siamo delle persone gentili, ma anche tanto stronze a volte. Siamo come tutti voi, però fino a... ci hanno sempre costretto a nasconderci, ci hanno sempre costretto a pensare che avevamo qualcosa di sbagliato, qualcosa di cui vergognarci, qualche cosa da riparare. Non so se avete sentito parlare delle terapie riparative, c'è ancora qualche psicologo pazzo, qualche sedicente psicologo portato, magari incoraggiato da qualche persona della Chiesa Cattolica in generale, portato a curare le persone omosessuali. A infliggerli queste terapie riparative, come se ci fosse, come non so, ci fosse una macchina con un pezzo da riparare. Non c'è niente da riparare in nessuno di noi, siamo perfetti così tutti quanti, omosessuali, eterosessuali, gay, lesbiche, trans, comunque siamo, va bene così. Io voglio ringraziare Elvin e Fausto, perché la loro azione è un'azione da grandi attivisti, intanto, è un'azione di grande coraggio ed è un'azione che, come dire, porta il sole, porta la gioia, porta la luce a Fano e a tutti quanti noi. Quindi grazie e bravissime. Davvero. Grazie. Allora io ringrazio Flavio, nel frattempo il lungo strascico bandiera prosegue, per chiunque volesse le magliette della campagna nazionale contro l'omofobia dell'anno scorso e di quest'anno sono disponibili, le potete mettere per la manifestazione, restituircele, comprarle come volete. Io adesso darei lo spazio alla band acustica e poi dopo per un pezzo e poi dopo un altro intervento. Nou, dat was dus de president van de Nationale Gay Beweging, die dus een lange toespraak heeft gehouden en zo'n heleboel spanboeken en spandoeken en borden en vlaggen en Marco. Buongiorno
En ik weet niet hoe deze heet. Hoe met de Gianni? Gianluca. Gianluca. Oké. Okay. En natuurlijk Gianke. Giacomo. En dan komt er dus weer een andere akoestische groep. Want ze komen hier allemaal ook muziek maken. Zo, het is gewoon hartstikke leuk.